Siamo qui per denunciare quella che è una vera e propria truffa ai danni dei soci di queste cooperative che, nonostante abbiano pagato delle cifre addirittura doppie di quanto concordato in una prima istanza, si ritrovano a non essere proprietari giuridicamente delle loro abitazioni e addirittura a vedersi eventualmente sfrattati dalle case dove abitano e dove non hanno la loro proprietà. Stiamo vedendo che è una cattiva abitudine che la legge sta permettendo a livello nazionale, e questo è il motivo per il quale ci spinge a fare questa denuncia e a maggior ragione ad presentare una mozione in Consiglio dove chiediamo alla Giunta regionale una maggiore azione a livello nazionale affinché la legge che tuttora è vigente sia ulteriormente rivista e che permetta un maggiore controllo e che non ci siano questi fallimenti, come dire, facili, dove poi, come sempre, chi ci rimette siamo noi cittadini che ci vediamo defraudati di beni che abbiamo pagato anche due volte il loro valore. Abbiamo qui i consiglieri di San Miniato, abbiamo il consigliere di Scandici che già sono intervenuti e ci informeranno su quella che è stata il passaggio successivo con la richiesta, come avverrà anche da San Miniato, la richiesta di dimissione da parte dei sindaci che non hanno curato veramente quelli che sono gli interessi della comunità, cioè dei propri cittadini, dei soci di queste cooperative.